dopo 7 anni ritornate tutti in piazza uniti, tutte le sigle sindacali a proclamare lo sciopero generale. Siamo ancora più uniti, questo è il secondo atto dopo la riforma Gelmini, lui con questo DDL in pratica vuole dare il colpo mortale finale alla scuola pubblica italiana privatizzandola. Non deve bleffare Renzi, fatti eleggere dal popolo prima di pretendere. Senta, è un precario della scuola? Sì, sono 10 anni che insegno e garantisco il regolare svolgimento delle lezioni della scuola italiana e adesso lui ci vuole in pratica consegnare a un concorso. Se lui chiede a noi il concorso dopo 10-15 anni di lavoro, lui prima si deve fare eleggere regolarmente dal popolo italiano. 13 anni di precariato quindi le escludono dalla stabilizzazione dei 100. Certamente, io come tutti i miei colleghi che oggi siamo qui appunto a manifestare questa ingiustizia. Il potere che vogliono dare ai presidi, il collegio docenti che viene completamente svilito e privato di quella che in realtà è la vera forza della nostra scuola. Il preside che sceglie gli insegnanti, ne vogliamo parlare? In un paese come l'Italia? Non è la Scandinavia questo. Diventerebbe secondo te un istituto di raccomandati? Benissimo come funzionano le cose in Italia purtroppo. Da si vuole ridurre a un'azienda, ma azienda non è, le idee non sono di nessuno ma sono di tutti, appartengono a tutti alla democrazia. La nostra è una democrazia, deve rimanere una democrazia, lo dobbiamo far capire allora a questi che ci stanno dietro. Si permettono pure di venire a fare, a presentare, i nostri politici chiaramente, del PD. E Civati che difende la e Civati sì la difende ma non abbastanza, sì ma non abbastanza, devono far di più, loro ci rappresentano, ce l'abbiamo messi noi lì, io ho votato PD ma adesso non lo voterò mai più, mi ha deluso, è stata una grandissima delusione, ma lo diciamo con il cuore, ci viene da piangere, non è possibile, 15 anni di precariato, soldi buttati in massa che non servono a niente. Come diceva prima l'insegnante, qua c'è un pezzo di popolo democratico che ha votato PD e che si sente tradito da un governo che fa l'opposto di quello che dovrebbe fare in termini di poteri degli insegnanti, in termini di precari che vengono sbattuti fuori dalla scuola. Qualcuno dice questo è il secondo atto della riforma Gelmini, quello che dà proprio il colpo finale alla scuola pubblica. Il modello di scuola proposto è inaccettabile. Ma c'è margine di cambiare questo DDL? Secondo lei sarà questo il terreno per ricucire la... Il governo deve fare le assunzioni per decreto e lasciare al Parlamento il tempo per riscrivere in modo radicale il disegno di legge. Renzi ha questa volontà perché ha detto non saranno 3 fischi che mi fermeranno, anche se ieri poi c'è stata un'apertura della Bossi. Mi pare che Renzi tema questa piazza, sa che qua c'è un pezzo di consenso vero ed è sensibile al consenso, quindi credo che farà marcia indietro su punti importanti. Avevamo molta speranza anche nel nuovo governo, ci sta deludendo molto più dei precedenti. Si è rivolta contro un mondo che lui ha sempre vantato fin dall'inizio insomma, della sua legislatura. Lui non conosce, lui è la cara ministra Giannini. Aprire un vero dialogo, serio, con chi la scuola buona la fa tutti i giorni sarebbe veramente auspicabile. Non saranno 3 fischi a fermarlo, così ha detto. 3 fischi qua. Siete più di 3 fischi qua. Bene, salve cari amici ed eccoci qui con la nostra trasmissione Don Chisciotte Mulini a Vento, trasmissione di Alfredo, è una trasmissione con si fanno 2 chiacchiere, anzi 4, 5, 6 chiacchiere tra me e Saiuz, rinominato da Alfredo Sancho Panza e l'amico Alfredo rinominata Don Chisciotte. Ma iniziamo subito con un breve notiziario. Vi abbiamo fatto ascoltare la manifestazione di oggi del mondo della scuola, no? E appunto con lo sciopero della scuola voglio iniziare. Insomma, ci sono state le proteste in tutta Italia. Renzi ha detto che c'è dialogo, ma c'è chi si grogiola nella protesta. Però in migliaia hanno protestato, insomma, tra studenti, insegnanti, scusate, personale amministrativo. La CGIL ha detto che a Roma erano oltre 100.000 persone. Renzi comunque dice insomma, che è il derby tra chi fa e chi si grogiola nella protesta e poi dice ma noi ascoltiamo.
entriamo nel merito. E ancora dice: andiamo avanti sulle riforme con la testa dura. Comunque in piazza anche la minoranza PD. Fassina ha detto: scuola non può essere una caserma con un capo che comanda. Ma il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone ribadisce che sul preside sindaco non si torna indietro. E Giannini ha detto che questo è stato uno sciopero politico. Mi sembra strano che sia stato uno sciopero politico. La Camusso della CGIL comunque dice: governo non ha argomenti per difendere il decreto di legge. E Landini ribatte: oggi il paese sfiducia il governo. Questo è per quanto riguarda la manifestazione che c'è stata oggi nel mondo della scuola. Passiamo adesso a un altro avvenimento, Mediaset. Il CDA di Hightower è indagato a Milano per l'offerta su RaiWay. La procura ha aperto un'inchiesta per aggiotaggio informativo. Obiettivo: accertare eventuali turbative nell'ambito dell'operazione con cui la controllata del Biscione puntava a conquistare la società delle torri. Il procuratore aggiunto Francesco Greco e il PM Adriano Scudieri hanno inviato la Guardia di Finanza nella sede di Lissone per prelevare documenti. Buco pensioni. Padoan dice: non vedo manovra all'orizzonte, conterremo costi. Il ministro dell'economia, commentando la sentenza della Consulta, ha detto che l'esecutivo lavora per una soluzione rispettosa dei giudici, ma che al tempo stesso minimizzi le uscite dalle casse dello Stato. Poi il titolare del Tesoro ha ribadito la necessità di una società a partecipazione pubblica per affrontare il problema dei crediti deteriorati in pancia alle banche, dicendo non esistono i 10 comandamenti degli aiuti di Stato. Passiamo a Brindisi, metalli pesanti nella falda acquifera, sigilli alla discarica del comune. Secondo i rilevamenti dell'ARPA si sono trovati ferro, manganese e nickel che finiscono direttamente nell'acqua potabile. Oggi c'è stata la svolta giudiziaria con i carabinieri del NOE che hanno messo i sigilli all'area di proprietà del palazzo di città. I metalli pesanti nelle acque di falda non sono più un rischio potenziale, ma una realtà certificata in contrada Autigno, a Brindisi appunto. La contaminazione tra i motivi di certo il più importante alla base del sequestro preventivo della maxi discarica comunale sulla strada per San Vito dei Normanni. Ad eseguirlo in mattinata i carabinieri del NOE di Lecce, dalle cui informative ha preso le mosse l'indagine. Il decreto è emesso dal GIP Paola Liaci su richiesta della PM Valeria Farina Valaori. Mette sotto chiave beni del valore di 50 milioni di euro e complica quella che è già un'emergenza rifiuti nella provincia. Con questo è tutto, con la breve rassegna stampa per questa sera, e passiamo subito la parola all'amico Alfredo Don Chisciotte. Avevo detto Alfredo 10 minuti, ci siamo quasi, sono 9 minuti che sono andati in onda, quindi adesso tocca a te. Benissimo, la palla è tutta amici. Tua. Benissimo, cari amici, qua Don Chisciotte da Bologna, Alfredo, che riprende le sue chiacchiere positive, le sue chiacchiere negative. Vorrei iniziare questa sera però con una considerazione positiva di Napoli, città meravigliosa che purtroppo conosco poco. Tempo fa lessi in un articolo, credo sul giornale, questa iniziativa interessantissima, almeno per me, dei caffè sospesi. Non riuscivo a capire bene la dinamica della cosa, poi mi fu spiegata che a Napoli chi poteva permetterselo lasciava un caffè pagato a chi non poteva pagarsi il caffè. Questo è certamente un atto molto bello, un attimo di umanità, di fratellanza, che certamente non è passato in secondo piano, non è passato inosservato, tanto che Napoli ha
creato un'altra occasione sospesa e 100 piste sospese per il senza fissa dimora. Questa iniziativa, fatta in comitanza anche con la presso il chiostro di Sant'Egidio al Carmine, che è in piazza del Carmine, viene fatta la da distribuzione di pisse a chi non può, chi ha fame, a chi non può comprarsi un panino, a chi non ha difficoltà a causa le difficoltà della vita stessa. Questo l'idea è venuta al pizzaiolo Ciro Oliva, che ha aderito a questa iniziativa proposta da Sant'Egidio, ed è iniziata questa distribuzione di pizze. Indubbiamente è un'iniziativa estremamente meritoria, perché al giorno d'oggi le difficoltà per i senza tetto, per chi è in indigenza, per i padri che non hanno più una casa per causa di divorzi, separazioni, eccetera, è di grande aiuto. E certamente tante altre città hanno la possibilità di aiutare le persone indigenti, ma questo mi sembra che vi è questa notizia che viene da Napoli di una originalità veramente notevole. Anche molti attori hanno aderito e saranno presenti a questa iniziativa, fra cui Francesco Paolo Antoni, Davide Marotta e Lucio Caissi. E speriamo che anche altre città, non solo del meridione d'Italia ma anche del centro e del nord, possono aderire a questa iniziativa, casomai non offrendo pizze ma offrendo a chi ne ha bisogno le specialità della propria regione o della propria città. È un momento brutto, è un momento che attraversiamo e che peggiora giorno per giorno. Purtroppo non sono positivo in questa circostanza. Vediamo anche qui a Bologna tanta gente deve andare a mangiare da Sant'Antonio o da altri posti o alla Caritas, ma non solo persone senza casa, senza un alloggio e in situazioni estremamente precarie, ma anche persone che lavorano però con dei salari talmente bassi che spesso rifornirsi d'alimenti, non dico riempire il frigo, ma perlomeno fare la spesa per il proprio sostentamento o il sostentamento della famiglia è diventato sempre più difficile. Quindi ben venga questa iniziativa, una pista sospesa, e speriamo che si allarghi un pochino a tutte le città in modo da creare una catena d'aiuto per chi veramente ne ha bisogno. Dato che si parla di Napoli, vorrei passare a Sancho Panza la palla, in modo sempre la palla a me, insomma, per questo, perché si parla di Napoli, essendo napoletano, insomma, ti rivolge al sottoscritto. Vabbè, ma cioè, questa esisteva per il caffè, no? Certo, si lasciava pagato, era un uso costume, appunto, come hai detto prima, si lasciava pagare il caffè. Questa della pizza, ben venga anche questa iniziativa, perché mi sembra una cosa meritevole per tutte quelle persone che non hanno possibilità di mangiare, almeno si mangiano una pizza, caro Alfredo. Volevo ricordare ai nostri amici comunque che noi abbiamo un telefono 0422 1626 622, se volete potete chiamarci in diretta, lo dico giusto così en passant.
Poi se volete scrivermi potete mandare un'email a info@sites.com e se volete scrivere al caro amico Don Chisciotte, tu ce l'hai l'email? Ma direi di sì, ma no, non ho quella email ufficiale. Ah, va bene, allora provvederemo al più presto per darti un'email ufficiale, insomma. Ok, ti ringrazio Rosario. No, questo giusto per insomma, almeno insomma, che scrivere al principale protagonista di questa trasmissione è importante. Bene. Alfredo, di solito quando si parla di Napoli, no? Ritornando al discorso di prima, certo. Si parla sempre in modo negativo, no? Quando senti no. parlare, no? Di solito insomma, quando si tenta di parlare, però come tutte le città hanno il bello e il brutto, insomma. Quindi questa notizia che ci è data è una cosa molto bella, io la provo fondamentalmente, insomma, la sento mia quasi, ok? Perché come c'era per il caffè, la pizza è che se c'è bella non è che si parli sempre male di Napoli. Napoli è una bella città, i napoletani sono forse molto simili anche ai romagnoli, non dico agli emiliani, che io sono emiliano, ma ai romagnoli, cioè molto coinvolgenti, con la capacità di coinvolgere, con la capacità di donare amicizia sincera e quindi è sempre piacevole trattare con lui, con loro. Io personalmente ho tre amici e non ho delle grandi amicizie, ho tre amici, tutti e tre, guarda caso, sono di Napoli. Quindi guarda caso. Speriamo che almeno una pizza me la offrano, dato che io sono assatanato con le pizze. Benissimo, abbiamo iniziato bene. Abbiamo iniziato con la manifestazione di Roma, c'è la manifestazione della scuola sulla scuola. Poi siamo passati a questa bella notizia, però purtroppo, cari amici, credo che non saranno tutte belle notizie questa sera. Ma adesso c'è una notizia che fa ridere. Vabbè, di bene in meglio, insomma. Di bene in meglio. Questa purtroppo è una notizia che fa ridere, ma fa anche piangere, perché è la nostra esportazione della politica italiana nel mondo, o più che altro nella struttura europea. Ipoterapia, zoo ucraini e sopopere, le assurde interrogazioni degli eurodeputati. Questo viene dalla Stampa, pagina politica. Cioè i parlamentari italiani, per far vedere almeno fuori dai confini che lavorano, non parliamone all'interno dei confini, perché guardare un attimo un video ripreso dalla Camera, noi parliamo poi sempre della Camera ma non sappiamo nulla del Senato, sarebbe interessante, che strano, anche, che sarebbe, ma i senati sono derivano da Roma, quindi sono persone serie, filosofi e pensatori, e vedere dall'interno queste nostre riunioni di deputati, 600 e passa deputati che noi paghiamo sfiancandoci le reni, o sono vuote le aule o sono piene di dormienti, ma non è che nel senso che dico siano poco attenti, dormono proprio della sì. grossa, e le fotografie e i video di questi dormienti su Facebook o comunque su altre testate giornalistiche, penso web, anche su YouTube si trovino, no? Su YouTube, certo, siamo proprio all'apoteosi di Morfeo. Morfeo sembra che abbia preso il dio del sonno, che abbia preso possesso della nostra camera. Quindi dicevo, i parlamentari italiani, per non farsi vedere dormienti, cioè sfaticati,
stanno subissando l'Europarlamento di richieste, di decreti, di proposte, eccetera, assolutamente folli. Quindi, oltre a dormire, non hanno la più pallida idea di quello che stanno facendo. E queste cretinate che sfornano i nostri eurodeputati italiani costano ogni volta 1.500 euro, perché devono essere registrati, devono avere una trafila, diciamo un iter burocratico ben definito, non possono essere così scritti come un pissino su un pezzo di carta. Quindi diventa un problema enorme. Addirittura poi la deputata, un esempio è Lara Comi, che è diventata una grafomane, scrive in continuazione proposte, che il 15% di quelle catalogate a strambusco in 24 ore. Direi che non è che siano poche, e addirittura tante volte non c'entrano nulla, almeno diciamo, certamente siamo in un ambito europeo, quindi non possiamo chiuderci in un confine, questo no, però vengono anche fatte delle proposte dalle imprese criptate, dalla lotta alla disoccupazione spagnola, alla crisi olandese. Ma io dico, se non sappiamo nemmeno che cosa facciamo noi in Italia, quali sono, il governo non conosce assolutamente i problemi degli italiani, innanzitutto perché si barrica dentro un'area parlamentare piuttosto isolata dalla comunità, e noi ci andiamo a creare problemi con altri, cerchiamo di risolvere i nostri problemi e poi si vedrà. Quindi il costo della democrazia non è che sia piccolo. Come dicevo prima, ogni proposta di legge costa e pesa sulle nostre spalle 1.500 euro. Quindi implica che le 82 domande della Comi sono partite 120.000 euro. Ma certamente, vedete come si buttano via i soldi, quindi non si buttano solo via i soldi in Italia, che ormai onestamente ci siamo già abituati, ecco, ma si buttano via anche i soldi della comunità europea. È una lotta alla sopravvivenza, cioè nel senso, per esempio da luglio, vediamo, ci sono altre notizie interessanti. Da luglio del reinserimento in Europa, la leghista Mara Bissotto ha firmato 228 testi che corrispondono a 340.000 euro. Scusate se io sono fissato in queste nostre trasmissioni, più che le trasmissioni, in queste nostre chiacchierate, sono fissato con i numeri, ma a volte i numeri e il toccare in tasca le persone può dare un senso compiuto a quello che succede di nascosto dalle nostre possibilità di controllo. E sono questioni certamente, quindi 228 testi sono quasi un testo al giorno. E dopo, perché nella precedente legislatura, sempre questa eurodeputata ne presentò 1.344. Sono cifre spaventose.
Sì, ma penso, ma questi testi poi si devono discutere, no? Ma si devono scrivere, trascrivere, discutere, vedere della loro validità e dell'attinenza al discorso euro di europarlamentare, eccetera. Quindi è un problema piuttosto grave, perché porta a un'espansione della perdita economica al di là dei nostri confini. E gli argomenti, diciamo, che sono enormi, cioè li hanno inventati di tutti i colori. Per esempio, salta nell'occhio la gara tra i grillini, tra i due grillini, Corrado e Castaldo, entrambi con 127 domande da luglio. Come quando si interroga la Commissione, si è pur consapevole del fatto che la soppopera agrodolce cofinanziata da Re e dalla regione siciliana, per cui si parla di soppopera addirittura, che cosa gliene frega in un'Europa che sta andando a catafascio, cosa gliene può fregare di una soppopera italiana? No, ma fammi capire, si parla del merito di questa della soppopera, perché mi interessa non poco questo fatto della soppopera. C'è la cosa scoperto un no, Sancho Panza. No, Sancho Panza non è che vuole diciamo vedere soppopera, perché non mi sono mai piaciuto, quindi non è quello. Però chi se la guarda, chi piace, ben venga, per l'amor del cielo, insomma, dal lavoro a tanta gente. Però il discorso che faccio io è che il tempo che si impiega, i soldi che si spendono per presentare queste domande, queste, come si chiamano, diciamo, no? È quello. Perché sulla sua popola? Non è specificato. Ah, perché dicono così? Perché debbono occupare del tempo. Cioè, per esempio, Michela Giuffrida del PD si occupa del cedimento di un pilone dell'A19 Palermo-Catania. Vabbè, già il cedimento di un pilone può essere una cosa. Ma anche perché c'è un'altra notizia. Preparati, tieni stretto alla tua cavalcatura, Sancho Panza, perché non so se resisti. Il leghista Buonanno denuncia gli auricolari. Denuncia gli auricolari sport e paventa. No, denuncia che cosa? Scusami, Alfredo, non si è capito. Dimmi. Non si è capito, denuncia che cosa? Denuncia che gli auricolari sporchi possono portare l'ebola. Questa è una cosa interessante, mentre Raffaele Fitto parla delle migrazioni come di un liberato tentativo islamista di destabilizzare l'Italia. E la stessa comica, veramente. Scusami, allora io vorrei dire a Fitto. Dimmi. Vorrei dire a Fitto, si guardi la nostra puntata della settimana scorsa. Mi sembra che non ci sia destabilizzazione in Italia. Ecco. Scusami, parlavi della Comi, che dicevi della Comi? Ah, questa è molto bella, perché questo, diciamo, è l'asso nella manica dell'Italia, che domanda a Bruxelles se non abbia piani per la ippoterapia, ottenendo una replica asciutto: i programmi non prevedono azioni in materia. Sono stati anche gentili, non parlo che l'ipoterapia sia un fatto banale, assolutamente, perché l'ipoterapia, specialmente nei bambini e nelle persone disabili, come le altri sistemi di contatto tra animali e malati, sono veramente un tocca sana, sì, anche per gli anziani. Però nell'ambito di una euro, in una commissione di eurodeputati, forse questa materia non è proprio centrale. Quindi vediamo che a 1500 euro al colpo si fa presto a spendere dei soldi. È una... ci facciamo ridere come sempre dietro, poiché questa, poi se tiriamo le somme al discorso, rimane questo il punto
dolente della notizia, che come sempre l'Italia si fa sempre ridere dietro, sia dei deputati dentro i confini, sia quelli mandati fuori dai confini. Io non lo so, vorrei che tu mi aiutassi, Rosario. Ma guarda, commentare queste cose, no? Mi sembra un po' di tempo perso, sai perché, Alfredo? Don Chisciotte, scusa, alias Alfredo. No, è tempo perso perché io penso che questa gente non solo prende fior di soldi come stipendi, no? Cioè, in più dobbiamo spendere altri soldi per queste cose, e secondo me lo fanno soltanto per impiegare un po' il loro tempo. Certo, quella è la premessa, per farsi vedere che lavorano. Cioè, a questo punto che vadano a scavare fossi, vadano a asfaltare strade, insomma. Magari. Ci sono i gabinetti da pulire, per esempio. Si possono tenere lo stesso stipendio, ma vadano a fare altri lavori. Quando andavo a lavorare e dovevo aprire le fabbriche, le donne delle pulizie venivano alle 4 del mattino, per esempio. Era un lavorare. Ma purtroppo il lavoro è un optional per il nostro governo. Va bene, io penso che questa notizia abbia fatto sorridere molta gente. Certo. No, più che altro ha fatto arrabbiare molta gente. Beh, Frido, purtroppo c'è poco da fare. Io parto dal presupposto che chi è che ha mandato questa gente lì? Milioni di italiani. Questa gente non è andato lì per fatti suoi, saranno anche denominati, però i partiti hanno preso dei voti. Questo è vero. Quindi è inutile che stiamo lì sempre a discutere che la gente così, la gente stufa e tutto quanto, però la gente alla fine quando va a votare vota sempre le stesse cose. Ci può essere un aumento, diciamo. Quello che io dico, che è colpa del suo mal, pianga se stesso, in definitiva, ed è giusto. È come mettere alla berlina, come facevano i buffoni di un tempo, situazioni veramente ridicole, che certamente noi non possiamo risolvere, nessuno può risolvere, dobbiamo tenercele, perché li abbiamo votati. D'altronde esiste un'etica morale nei politici che dice, almeno devo averlo letto molto tempo fa, che tra il politico ante elezione e il politico eletto non c'è nessun rapporto, cioè nel senso che dopo può fare tutto quello che vuole, e questo è il dramma sostanziale. Non esiste un super partes che possa, ricordi il patto con gli italiani di Silvio? Sì. Se ne è parlato per una vita intera, per quel patto lì. Per una vita intera abbiamo parlato. Ha mai mantenuto una promessa? No. Ma lui dice di sì, però, fermati. Vabbè, dai. Lui quando parla dice di sì, cioè, quindi il problema è che i patti oppure le promesse che si fanno devono essere calate verso la gente. Esattamente, perfetto Rosario. Il problema è proprio questo, che il politico ha due frasi tipiche, una di promesse e l'altra di scuse, sono stato frainteso. Quando un politico dice sono stato frainteso, a questo punto io comincio a dare di matto. Già Don Chisciotte non è naturale, non è sano di mente, questo lo sappiamo perfettamente. Certamente. La lettura delle imprese cavalleresche lo hanno rincitrullito a dovere,
e devo dire che l'unico savio è Sancho Panza. Quindi io, tra me e te, sono l'unico savio. Mi tieni al freno, diciamo. E non ammetto che un politico debba dire sono stato frainteso, perché a quel punto vuol dire che non è assolutamente un politico. Come dico sempre, personalmente devo dire che sono cresciuto con politici di vaglio, destra, sinistra, non ha nessuna importanza, e possiamo parlare di Berlinguer, di Togliatti, possiamo parlare di Almirante. Sì, grandi politici di una volta, diciamo. Cioè, che non sbagliavano una frase, che nessuno poteva dire, a nessuno poteva dire sono stato frainteso. Purtroppo mancano della scuola della retorica, non hanno le capacità. E d'altronde, un'altra cosa, poi finisco questa elucubrazione politica, mi danno un pochino, e questo deriva sempre dalla mia visione anacronistica e antica della politica, mi mettono, come si potrebbe dire, in dubbio le capacità politiche di questi ragazzini che fino a ieri frequentavano le elementari, adesso stanno al governo. È pericoloso. Una volta un politico iniziava a fare politica a 13-14 anni insieme al padre ed entrava nella sua piena attività politica a 30-40 anni, quindi aveva un excursus politico di vita molto maggiore. Adesso prima iniziano a fare politica, poi studiano che cos'è la politica. Va bene. Mi sostieni un po', Sancho, perché... No, ti sostengo dicendo, comunque ringraziando tutti gli amici che ci stanno ascoltando, vorrei dire che se volessero intervenire in diretta con noi, il numero di telefono è 0422 1626 622. Poi se volete scriverci, scrivere a info@sites.com per, insomma, commentare anche questa trasmissione tra le tante che abbiamo. Tante dirette che abbiamo sul nostro network. Vi ricordo, fateci sapere anche se vi piace la nuova regia che stiamo mandando stasera. Abbiamo fatto un grande esperimento, no, caro Alfredo? Certo, ci vedete finalmente. Ci vedete, perché siamo andati sempre solo in voce. Però non siamo responsabili di. Di nulla, di nulla. Quindi non vi spaventate, ma guardateci, ma soprattutto ascoltateci. E se avete qualcosa da dire, abbiamo la nostra chat sul sito radiosaiuz.it, c'è la nostra chat. Potete scriverci anche su Facebook, questa sera tengo controllato anche Facebook. E potete telefonarci allo 04 22 16 26 622, insomma avete tanti modi per comunicare con noi, anche se volete dire la vostra opinione, perché non è che la nostra opinione è legge o è vangelo, come si dice, no? La nostra opinione. Ah, ovviamente ognuno c'ha la sua, insomma, per l'amor del cielo è questo. Quindi se volete fateci sapere, telefonateci, scriveteci, insomma, fate voi, dite noi voi, accettiamo. Fate Vobis, noi accettiamo tutto, vero? Quindi accettiamo, non ci sono problemi. Buone parole, insulti. No, insulti proprio, insomma. No, potete dire tranquillamente se siete d'accordo o non d'accordo con noi, insomma. Poi dopo direte se siete d'accordo, perché se non siete d'accordo, doppiamente perché. È tutto. 22 39 50 secondi. Ti do anche secondi stasera, Alfredo, vai. È vero. Un'altra notizia dal Fatto Quotidiano, sembra un pochino, vi ricordate tanto tempo fa Striscia la Notizia, quando presentava scorci di costruzioni o strutture
edili, ponti, mega alberghi, mega ospedali completamente vuoti, anzi nemmeno finiti, e purtroppo le cose continuano. Questa volta è un leggermente diversa. Perché? Mi scusi un attimo, Alfredo. Certo, dimmi. Volevo un attimo intervenire per salutare la nostra amica Clara, che questa sera ci sente bene, dice. Ciao Clara. Molto bene, Clara. Facci sapere, dici la tua in merito a quello che stiamo dicendo, se vuoi. Vai, Alfredo, non scusami dici, l'interruzione. La nostra gratitudine. Ah, se ci stai guardando sulla web TV, facci sapere come ci vedi e se ti piace questa nuova regia. Vai, Alfredo. Ok, allora, Malpensa, non sono mai stato in quell'aeroporto, quindi non lo conosco. Conosco quello di Bologna, che lo stanno ristrutturando molto bene. Comunque è stato fatto il restyling della Malpensa, sempre in occasione di questo Expo 2015, che già dopo due o tre giorni ha rotto un po' le scatole. È stato fatto un nuovo terminal nell'aeroporto del Varesotto ed è costato, dopo un anno e mezzo, una cifra praticamente irrisoria, 30 milioni di euro, che ne hanno rivoluzionato l'aspetto, ne hanno rivoluzionato, messo più funzionalità nell'aerostazione, e grazie al progetto dell'architetto Gregorio Cazza Dominioni. Addirittura hanno fatto 90 gate di imbarco, 279 banchi di check-in, 41 pontili mobili e la possibilità di accogliere contemporaneamente due Airbus A300, il cosiddetto gigante del cielo, che può imbarcare tre passeggeri su tre pontili diversi, quindi una cosa megalitica, e poi dei filtri di sicurezza molto più numerosi, in modo da non creare intoppi nell'entrata dei passeggeri. È un'opera megalitica, ecco, per un aeroporto. È un aeroporto che è finanziato dal punto focale dell'Alitalia, e il 20 aprile finalmente è stato inaugurato col solito sistema, non con la Cervelloni viene dal mare di Fantozzi con la bottiglia, quello no, ma è venuto il Ministero delle Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, che ha definito la struttura della Malpensa una cosa bella, accogliente, ben pensata e orgogliosamente italiana. Beh, questo ci fa piacere, perché indubbiamente l'aeroporto, gli aeroporti sono il primo impatto che lo straniero ha con la nostra nazione, come le altre nazioni. Io mi ricordo che una volta sono passato per l'aeroporto di Monaco, è una cosa stupefacente, bisognerebbe girarci in treno per andare all'aereo, è veramente fantastico. Però certamente questo scalo è dato ad essere uno tra i migliori, l'Alitalia, come dicevo prima, è la compagnia aerea di riferimento. Solamente che l'Alitalia tra il 2007 e il 2008 ha lasciato sul campo 8 milioni di passeggeri, che non sono pochi, soltanto in transito, e ha cancellato quasi tutti i voli dell'Alitalia a terra, per sempre tutti gli aerei, i voli del cargo dell'ex compagnia di bandiera. Quindi non è più punto di riferimento dell'Alitalia. E poi c'ha un altro problema: tutto bello, tutto dorato, tutto splendente, pulito, ma mancano
i passeggeri. È un piccolo particolare, ecco, niente di grave, però è un grosso problema. Questo nuovo aeroporto addirittura ha una nuova galleria commerciale. Ormai tutti gli aeroporti, come lo sapete, sono diventati centri commerciali dove la gente in attesa fa man bassa col free tax di qualunque cosa desidera, ed è anche giusto, specialmente se si vendono prodotti della nazione, quindi prodotti italiani. E addirittura in queste gallerie possono entrarci sia i passeggeri Schengen, oddio, questa è una parola che non so mai saputo, Schengen, cioè quelli europei, e i non Schengen, cioè gli extraeuropei, quelli che vengono dai paesi dell'est. Quindi diciamo una cosa strepitosa. Però, come ho detto prima, mancano i passeggeri. È diventata una situazione molto, molto difficile da gestire e non si sa come risolverla. Però, diciamo, queste nuove strutture vengono utilizzate dai barboni, dai senza casa, dai senza tetto e da quelli che vivono per strada, in modo da potersi rifugiare in queste strutture nuove e potersi lavare, potersi dormire e stare al caldo nei mesi d'inverno. Almeno a qualcosa non servito. Questo è per me già un fatto positivo. Il cardinale Angelo Scola ha la visione di queste situazioni, alle informazioni che ha avuto su queste situazioni, logicamente si è lamentato che le persone indigenti non possano essere accolte in strutture fatte ad hoc, non andare a utilizzare strutture esistenti che non sono contemplate in quell'ottica. Mi ricorda molto quando facevo servizio di vigilanza all'autostazione o in ferrovia, di notte era una lotta continua quando si chiudeva per mandare fuori i senza tetto dai locali, specialmente d'inverno, che purtroppo non era possibile assolutamente tenerli dentro. Io personalmente li avrei tenuti dentro e poi intanto andavo poi alle 4 del mattino ad aprire, quindi potevano dormire tranquillamente, ma la notte poi venivano le guardie giurate, i cani eccetera, diventava un problema molto molto grave. Adesso poi avremo anche terminato l'Expo, come già si vede in certe vignette, in cui il senza tetto già si strofinano le mani pensando che avranno un altro punto d'appoggio nei padiglioni dell'Expo. Se si risolvono i problemi in questa maniera, già è una risoluzione dei problemi. Dopo questa tirata umanitaria, scusami un attimo Alfredo, volevo dare una notizia che è appena comparsa sul fattoquotidiano.it. Benissimo. Perché è una notizia insomma abbastanza drammatica per quanto la penso, per come la penso io. Sandro Ruotolo è sotto scorta, il boss dei Casalesi Michele Zagaria lo vuole morto. Avrebbe detto Zagaria: o voglio squartata viva, significa lo voglio squartato vivo. E la minaccia del capo, sì, è la minaccia appunto del capo dei Casalesi direttamente dal carcere, per cui il prefetto di Roma Franco Gabrielli ha deciso la protezione per il giornalista televisivo.
nel mirino di Zagaria un reportage realizzato per Servizio Pubblico, in particolare un'intervista al pentito Carmine Schiavone. Bindi, che la commissione antimafia dice a rischio libertà di informazione. È una notizia che volevo dare perché in fin dei conti è molto interessante, purtroppo. Insomma, leggetevi l'articolo sul fattoquotidiano.it, insomma, non stiamo a leggere l'articolo, però vi vogliamo a leggerlo perché, insomma, secondo me è una cosa molto grave questa. Scusami Alfredo se ti ho interrotto. 22:50 noi dobbiamo dare notizie, quindi questa è una notizia. 22:50, quasi 22:51 in questo momento. Vi ricordo il nostro numero di telefono 0422 16 26 622 per chi volesse interagire con noi, entrare in diretta e dire la sua opinione, anche se è contraria alla nostra, per l'amor del cielo. Ribadiamo che noi non abbiamo il verbo. Quindi ti ripasso la palla, Alfredo. Ok, carissimi. Adesso vediamo di trovare altre notizie. Speriamo un pochino più positive, perché finora io, poi a dire la verità, mi sto facendo la nomea di uno che spara sempre notizie negative, mi dispiace. E dimmi se non è vero questo, Alfredo. È verissimo, a parte la notizia della pizza che mi ha fatto venire un po' l'acquolina in bocca. Vabbè, quella è stata una notizia molto bella. Sì, mi ha fatto piacere perché è una cosa molto molto bella e umanitaria, come ho detto prima. Speriamo che dilaghi questa proposta in altre regioni con altri prodotti, logicamente. Per esempio a Bologna un bel piatto di tortellini, un piatto di lasagne, che non sarebbe male, diceva quello. Pensiamo a chi sta peggio di noi. E questo dovremmo farlo sempre. Purtroppo oddio, adesso non voglio cadere in facili moralismi, però è difficile riuscire a pensare a chi sta peggio di noi, perché i nostri vecchi lo facevano e avevano sempre un pensiero umano verso chi stava male. E infatti nella campagna, nelle campagne delle nostre città, dei nostri paesi, non si moriva di fame. Diciamo che c'era più umanità. C'era più umanità, c'era quella capacità di dividere, il pane, anche se ci avevano poco, pane e cipolle. Pane a ringa o qualsiasi cosa veniva divisa, cosa che adesso purtroppo non è più possibile. Piuttosto, come dicevo un'altra volta, ne dobbiamo aver parlato in una precedente trasmissione, di tutto quello che noi buttiamo via di alimenti. Sì. Che potremmo tranquillamente sfamare l'Africa intera. Purtroppo noi, spinti dalla pubblicità, spinti da questo modo di arraffare, non so, siete mai entrati in un supermercato e il giorno prima di un weekend lungo, o comunque adesso ormai i negozi rimangono aperti anche la domenica e i festivi, questo purtroppo è vero, però una volta non era così. E mi ricordo che quando si andava a fare la spesa il giorno prima di questi ponti, era un arraffare cose come se la gente dovesse morire di fame. Abbiamo il diabete, l'obesità, i bambini sono tutti sovrappeso, malattie allucinanti prodotte da consumo di prodotti non idonei, chiamiamolo non idonei. Invece noi carrelli che sembrano montagne, che sembrano l'Everest, piene di cose, conti da 200 o 300 euro.
Vabbè, è lo stesso, va. Lei che contabilizza il tempo, cosa mi dice? No, contabilizza il tempo, volevo salutare il mitichino Gianluchino che ci sta ascoltando. Un passaggio ci ha scritto in chat proprio stasera, dice: hai visto che sorpresa, fatalità, aspetta che mi è scappata la scritta di il mitichino Gianluchino. Ecco qua, ah, ciao ragazzi, Saiuzzolo, e allora come procede lì? Insomma, hai visto che sorpresa, fatalità, di passaggio ci sono pure io stasera a darvi un saluto. Un caro saluto a te, Alfredo. Insomma, poi ripete, da quando l'ho licenziato, perché devi sapere che l'ho licenziato, non gli ho dato neanche gli 8 giorni. Questo è uno scherzo fra me e il mitichito Gianluchino. Gianluca, sei sempre nel mio cuore, lo sai, no? Sei stato il primo con Saiuzzolo qua. Sei stato il primo amore. Il primo amore in Saiuzzolo qua. Quindi ti ricordiamo sempre, ricordati. Soprattutto quando facciamo la trasmissione di Due Compari. Vuoi però salutarlo anche tu? Il gioco delle freccette, il biliardino e il riposo non sono cose malvagie. Sì. Però è meglio trasmettere, è meglio stare da questa parte e dire la propria. Potevi intervenire, Gianluca, ci avrebbe fatto molto piacere, veramente. Sì. Speriamo che quest'altra volta tu intervenga, perché sarebbe una vera gioia per noi. Ok, sono le 56. Ok, sono le 56, fa anche rima. 57. Di 57 ormai. Quindi andiamo in chiusura? Penso di sì. O hai qualche ultimo articolo? Perché guardo se ci sono delle notizie dell'ultimo minuto. Proprio dimmi. C'è stata questa di Ruotolo che mi ha scombussolato un po' la vita. Però. Certamente. Hai ragione. Vabbè, ci sono le solite notizie sul governo, ma lasciamole stare. Che sconvolgono la vita a tutti a questo sì. punto. Su Palazzo e Potere, il Fatto Quotidiano, c'è scritto: caro Renzi, davvero vuoi proteggere chi ha spiato giornalisti e giudici? C'è il dossier di pompa, il GIP scrive al Premier. Va bene, andiamo avanti con i saluti. Sentiamo, ti sta facendo i saluti Gianluca. Benissimo, ringraziamo. Grazie ragazzi, te lo scrivo anche in chattola, la nostra chatta, caro Gianluca. Benissimo, Alfredo, a te la parola. Okay, caro Don Chisciotte, vai, ti passo la palla. Abbiamo fatto un viaggio attraverso i problemi dell'Europa, attraverso Napoli, a mangiare una bella pizza. Abbiamo parlato della Malpensa, forse perché inizia con Mal va male, forse se era ben pensa sarebbe andata meglio, ma comunque lo siamo. Mal dei primiti, uno dei cantanti della nostra gioventù, Furia Cavallo dell'Oest. Sì. La notizia che volevo dare, ma ve la darò un'altra volta, è la guerra dei droni, perché adesso non si può parlare di guerra se non si parla di droni, e noi ne abbiamo ben 12 di droni, però tutti disarmati, perché l'America non vuole che noi li armiamo. Però li abbiamo pagati, però li abbiamo pagati questi droni, li abbiamo pagati. Questo certamente. Vabbè, ricordiamocelo sempre, cari amici, che la guerra non l'abbiamo vinta noi, l'hanno vinta per noi gli americani. Quindi siamo un protettorato americano. Questo purtroppo ce lo dimentichiamo un po' troppo spesso. Va bene, caro. Gianluca dice: gli è piaciuta la tua battuta su Malpensa, ben pensa. Caro Rosario, io ti devo ringraziare per la fantastica regia che hai fatto. Spero che sia piaciuta. Posso dare una notizia, news? Vai! Dalla nostra mente malata, sempre più malata, perché
perché lui è Sancio, quindi ci pensa alle cose. Forse inizierà una nuova trasmissione totalmente folle, proprio da internati, ecco. E appena abbiamo messo a punto il giorno, l'ora, eccetera, inizierà una non più chiacchierate ma scemenze dette in libertà, che quello fanno bene, ecco, perché cercano un po' di demistificare la vita. Quindi speriamo che vi piaccia questa nuova iniziativa che prenderà il largo fra poco. Dobbiamo mettere solo a punto le ultime cose, gli ultimi accordi e poi via. Si parte, dai! Beh, questa qui no, me la potevo risparmiare, perché questa è dal Gisa nella trasmissione Due Compari, va bene, ma l'ho detta apposta per l'ho detta apposta per il mitichino Gianluchino. Allora vengo anch'io in trasmissione, sei da internate, hai ragione Clara, sarà una trasmissione, diciamo, perché sai che hanno chiuso i manicomi, però ha aperto Saius, quindi esatto. Quindi faremo anche questo, insomma, ci divertiremo a fare anche questo, spero che piaccia. Bene, un saluto a tutti quanti, un abbraccio fortissimo a Gianluca, che l'ho ritrovato anche questa sera in chat, veramente da... Cioè, Clara e Gianluca mi sono venuti a trovare, abbiamo fatto quattro chiacchiere qui giù sotto la regia, sotto qualche settimana fa, le date non me le ricordo, eccetera, però è parecchio già che non lo sentivo. Un carissimo saluto all'amica Clara, adesso se psicologa ci serve la psicologa, perché se abbiamo chiuso i manicomi e abbiamo aperto Saius, quindi ci servirà anche la tua consulenza come psicologa. Questo è indispensabile, ve lo dice anche certo. Ma io più che una psicologa una psichiatra ci servirebbe. Vedremo. Ok, grazie per i bravi Gianluca, noi ti aspettiamo sempre lunedì sera, te lo ricordi, eh? Io non t'ho licenziato, ti ho licenziato ma non ti ho licenziato. Gianluca non ti ha licenziato per il semplice fatto che doveva pagarti la liquidazione. Ecco, quindi non star tranquillo che non ti licenzia. Poi scrivono che sono anche il primo paziente, vero? La trasmissione. Esatto. Benissimo, qui ho buttato cenere dappertutto, la cenere della Pilli. Mi toccherà anche soffiare qui su qua sopra. Allora, un caro saluto a tutti quanti, vi do appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo. Non so se avremo un ospite in trasmissione, ma insomma, sempre sarete in compagnia col sottoscritto Sancho Panza, perché questa sera sono Sancho Panza, e con l'amico Don Chisciotte che vedete con la maglietta verde. Non è leghista, non vi preoccupate. No. Alla maglietta verde perché nel buio voleva, diciamo, comparire più bello. vero Don Chisciotte. Alla prossima settimana vi ricordo comunque l'appuntamento di domani sera alle 18:30 con Spazio Aperto, trasmissione condotta da Antonella Entrenò e Ugo Lombardi, poi sempre domani alle 22 con Osservatorio Antimafia, sempre trasmissione condotta da Antonella Entrenò e Ugo Lombardi, però avremo sempre il grande piacere di avere con noi Massimo Bonella di Pianeta TV, di pianetaogtv.net, non voglio sbagliarmi a dire. Bene, possiamo andare con la chiusura, mandiamo la sigla, saluto di nuovo Gianluca, ti saluto, ciao Gianluca, saluto Clara, ci risentiamo prestissimo, sono contento che questa sera è arrivata bene, perché ieri sera abbiamo avuto qualche problemuccio, e andiamo con la sigla finale. Ciao ciao a tutti quanti, un caro saluto, ciao, un abbraccio. Ciao.